mese di settembre ogni anno a Serungarina si tiene la festa che celebra il suo frutto, la pera angelica. L'evento ha animato il centro storico sabato e domenica scorsi con botteghe e locande fra degustazioni, spettacoli, stand con prodotti tipici locali e spazi dedicati all'arte. La produzione della pera angelica è unica a livello nazionale ed è grazie alla passione degli agricoltori del territorio che si è riusciti a promuovere sempre più questo pregiato frutto giallo-rosso. Bilancio posso dire che è un bilancio positivo, visto gli eventi atmosferici. Sono più che soddisfatto dell'affluenza di pubblico che abbiamo avuto a questa manifestazione. Non pensavo proprio che, dato, ripeto, le condizioni meteorologiche, ci fosse tutta sta gente alla festa. Tutto sommato è andato tutto molto molto bene. E la pera angelica invece, insomma, quest'anno parlavamo di un'annata non semplice, ma che ha dato dei buoni frutti. La pera angelica, nonostante la siccità, si è comportata bene, diciamo, tra virgolette. Il prodotto è venuto di qualità, bello, sodo e di ottima qualità. L'evento è stato organizzato dalla Proloco di Serungarina con la collaborazione dell'Associazione Produttori di Pera Angelica e del Comune Colli al Metauro. Il neosindaco Stefano Aguzzi ha ribadito la volontà di lavorare a un progetto, una rete fra produttori, istituzioni e associazioni per valorizzare ancor di più le eccellenze locali, creando ad esempio un tour di alcune giornate con un percorso enogastronomico e culturale che si possa snodare fra le vie, luoghi, monumenti e aziende dei vari borghi. Una sinergia dunque da realizzare nei prossimi mesi e grazie alla quale ne potrebbero beneficiare sia l'economia locale che l'offerta turistica. Io ho proprio un progetto in mente dal prossimo anno, li voglio chiamare i borghi della qualità, ne ho già parlato in più occasioni, perché a Colli al Metauro, cioè negli ex comuni di Saltara, Serungarina e Montemaggiore, ci sono 5 borghi meravigliosi. Uno è questo qui di Serungarina, Barni, Pozzuolo, Saltara e Montemaggiore, che vanno assolutamente messi in rete, ognuno con le sue specificità, ognuno con le sue eccellenze, e fatti conoscere, proposti anche al turismo, un turismo che ama questi luoghi belli, un turismo che ama l'ambiente, la natura, la tipicità dei prodotti, come oggi di fatto sta avvenendo qui con la pera angelica e con anche tanto di buono che c'è sul territorio, perché ci sono molti espositori non solo di pera angelica.